Questo vlog è iniziato con io che mi preparo perché devo andare dal mio babbo in banca per parlare per la casa. E poi, come avete visto dal titolo, devo andare dal prete perché mia cognata e mio fratello mi hanno chiesto di fare la madrina. E quindi io, non avendo cresima né comunione, devo andare dal prete per fare la cresima e la comunione. Ora con mia suocera dal pomeriggio vado e vediamo un po' cosa mi dice. Comunque per la casa penso che forse ci siamo, non lo so. L'abbiamo trovata una, infatti ora sto andando da mio babbo per discuterne, per convincerlo più che altro, perché lui ne voleva vedere altre, solo che a me ci piace quella lì. Adesso mi prendo un bel caffè e poi vado dai babbino. Dal mio babbino parlare un po' di questa cosa. Abbiamo già discusso un pochino ieri, però ve l'ho detto. Babbo, mio padre, mio babbo preferisce vederne altre, però io no, francamente, perché comunque, come avevo già detto anche in un altro video, il muso l'avrei preso io, quindi chiaramente è un test a me e faccio come mi pare. Comunque adesso mi prendo questo caffè e vado dal bambino. Ok, eccomi tornata. Allora, ho parlato con mio babbo e per la casa ancora non si sa. Nel frattempo sono stata anche dal prete per parlare appunto per il percorso per la cresima e la comunione, e quindi chiaramente ho detto di sì, ma non ho cresima e comunione, quindi devo farla. Ora dovrò andare a parlare con il prete che battezza mia nipote, appunto per chiedergli come posso fare questa cosa, insomma cosa devo fare, se devo intraprendere il percorso, cose dicendo. Il prete che con cui ho parlato ieri mi ha detto che nel giro di un mese posso fare tutto, perché dice che il prete che ti battezzerà mia nipote è alla mano, insomma, ecco, non è tipo un po' così. E quindi ora staremo a vedere un po', dovrò andarci con mio fratello a parlare e poi vediamo se cosa possiamo fare, perché non lo so. Comunque nel frattempo, siccome ancora non ho deciso che vestito, come vestirmi e che scarpe mettermi, consigliatemi anche voi cosa mi potrei mettere da vestire e le scarpe. Per il trucco poi alla pettinatura andrò con mia cognata a farmi i capelli, dal parrucchiere, penso anche dal truccatore per farmi, per truccarmi. Comunque sotto al video lasciatemi tanti commenti, fatemi sapere quale vestito potrei mettermi e con quale scarpe, magari anche volendo con le scarpe che ho io. Ti ho fatto vedere nella mia collezione di scarpe. Fatemi sapere un po' cosa mi potrei mettere, perché io non ne ho completamente idea, anche perché è la prima volta che faccio la madrina e quindi non ne ho la più pallida idea di cosa mi potrei mettere. Infatti sono contenta, quando me l'hanno detto ero contentissima, cioè avevo lucciconi, però non so se sono all'altezza, perché comunque ho 25 anni, però magari non c'entrerà niente, però certo io sono contenta, quello sì, perché comunque si tratta di mia nipote, quindi mi fa più che piacere. Penso che dopo andrò a comprare un paio di scarpine piccoline, poi ve le farò vedere in un altro video se ho le possibilità. E niente, mi raccomando, come sempre, se avete, se volete vedere qualche video,
se volete che io vi faccia qualche video, lasciatemelo scritto giù nei commenti sotto al video, sotto questo video, che io poi ve lo farò. Come sempre, seguitemi sui social, tanto trovate tutti i link cliccabili giù nell'info box, e seguitemi anche sul mio secondo canale, perché a breve ci saranno ricettine, anche perché sono ricettine un po' in estive quelle che voglio fare, quindi aspettavo un po' prima di farle. Il link lo trovate sempre giù nell'info box. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ovviamente iscrivetevi anche al mio secondo canale, che vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!